Centrale Thomas che adesso scarica bene il pallone sulla sinistra per Sofia, poi Hovland puntuale, un tocco e via per fuorigioco, intanto di rientro per Valentina, perché entrambi l'anno scorso erano 19, avrò la 9, allora lei dice io non ce l'ho fatta a mantenere il segreto, tanto era Pionte, dice voglio dire di famiglia, e quindi gli ho detto avrò la 9 anch'io, e quindi c'è stato questo abbraccio molto carino tra i due che appunto però aspettano ancora il primo gol. Ora ci prova proprio Valentina Giacinti che entra in area di rigore, il tocco corto e poi il sinistro per il 2-0 del Milan, segna Dominika Cionc, esultano le ragazze rossonere all'83esimo, il 2-0. Gamaschi che aveva tagliato all'interno, invece la cerca sull'esterno Giacinti, allora riparte per un attimo solo l'Inter perché Fusetti è molto brava, adesso Giacinti la posizione è regolare, Marchitelli finta l'uscita, rimane in porta, Giacinti dietro, Cionc! E il Milan è in vantaggio, segna Dominika Cionc, 35 minuti. Il cambiamento a livello tattico per il Milan con Tucceri che va dentro proprio per Salvatore Rinaldi, palla dietro, Cionc! Arriva ancora il gol di Dominika Cionc! Al 56esimo minuto, dura solo due minuti il pareggio dell'Inter. Come è più sicuro il passaggio, ancora Lady Andrade, va a puntare Boattin, si accentra, il tocco dietro per Dominika Cionc, passa con un tunnel su Pedersen, va dentro da Giacinti, col sinistro. Soprattutto su un terreno pesante in cui magari il pallone poteva fermarsi e invece non l'ha fatto, poi il cross di Cernoia. Qui lotta bene Cionc, si porta avanti questo pallone, Giacinti servita. Ancora Cionc, forse la migliore in campo del Milan, Dominika Cionc. E non è la prima volta in questa stagione. Centrale Erum deve intervenire, dove Maria Alves. Tanto Hovland dentro l'area di rigore, il pallone che arriva, poi il sinistro vincente per il pareggio del Milan. Il gol ancora di Dominika Cionc. Segna Cionc e pareggia il Milan al 50esimo minuto. Ora carissimi, Giacinti vede sulla destra Bergamaschi, arriva De Bever, poi ancora Bergamaschi, occasione qui per il Milan, ancora con la numero 7, poi il tiro a giro di Dominika Cionc. E arriva anche il gol del 4-0 per il Milan al minuto. 10 sconfitte consecutive. Anzi, 11. Poiché il pareggio è arrivato alla prima giornata in casa contro il Tavagnacco per 1-1. Sara, Tamborini, Torvajdottir, Cionc. Ora il Milan è messo bene, può far male. Tucceri! Il tiro anticipo di Tucceri. Tamborini, bene il suo ingresso in campo, Valentina Giacinti al limite dell'area, Valentina entra in area, fa tutto bene, ancora il pallone buono per Cionc, la conclusione, arriva il gol, il quinto in campionato per Dominika Cionc, 1-0 Milan, 88 sul cronometro, il cuore grande così delle rossonere, ancora l'ultimo battito, l'ultimo respiro, l'ultimo soffio di vita di un Milan che non muore mai.